Ciao ragazzi, sono Marta Rossi e benvenuti in un mio nuovo video, o meglio nel mio nuovo set per i video. Sono veramente emozionatissima perché quello che vedete qui alle mie spalle è stato veramente il frutto di tantissimi giorni, perché la parete del muro non era bianca ma era oro, quindi per coprire quest'oro ci ho messo tantissimo, poi ho cercato qualcosa che potesse essere vicino a me. Ma non solo, questo set non è finito, questa è la notizia di oggi, il set non è finito ma potete finirlo voi. Ricordatevi di mettere un pollicino su, di attivare le notifiche cliccando sulla campanella e di lasciarmi un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate del mio nuovo set. Ma non è finito, fermi lì, perché non ho finito niente. La struttura, che è praticamente, come avete visto, una casetta, verrà ricoperta di LED, quindi si cambieranno le varie atmosfere all'interno del video. Sopra una scritta con il neon dove ci sarà scritto Good Vibes ed è tutta rosa shocking. E dalla parte opposta ci sarà la mia chitarra rosa, la mia Fender rosa, firmata da Brian May, il chitarrista dei Queen. È una delle cose a cui sono più affezionata. In questa zona qui ci sarà una piccola nuvoletta a mensola. No, perché entri sempre nei miei video? È stato richiesto qui lo spogliarello? No, grazie, puoi andare via. Come devo fare con Luca che entra in tutti i miei video? Come devo fare? Nell'avvio del video e nel primo commento trovate un link che sarebbe il link della mia lista desideri. Visto che mi mandate tanti regali a casa e non sapete mai cosa regalarmi e volete fare qualcosa per me, potete farlo in maniera attiva questa volta e con la lista desideri di Amazon. Quindi potete voi comprare delle cose che mi arriveranno proprio qui in studio e io pian piano allestirò lo studio anche grazie a voi. Chi insomma contribuirà all'allestimento del mio set verrà menzionato nei miei video e lo ricorderò spesso, perché comunque è stato un aiuto per me importante. Io vorrei iniziare subito il video e farvi vedere come sono arrivata alla creazione di questo set. Ricordatevi, mettete un pollicino su e buon vlog. Grazie di cuore per tutti i messaggi che mi arrivano tutti i giorni, per tutti gli iscritti nuovi, siamo veramente più di 32.000, sono veramente molto felice e quasi incredula del risultato che stiamo raggiungendo insieme. Grazie, siete la mia piccola famiglia, vi mando un bacino grandissimo, godetevi il vlog e fatemi sapere che cosa ne pensate. Ciao! Vado, apro, sembro tipo una velina che apriamo uno e questa qui è la situazione attuale di oggi, perché abbiamo questo mobile dietro con i cubi che a me non piace, per vedete che brutto che si vede dietro, ma la parete in questo momento è di colore oro, oro metallizzato. Ma permesso, Luca, sto facendo il video. Dove è andato? Quanto è lungo quel buco? Ti vedo. È lì, eh? Ehi, ma siamo il team dei Rocket dei Pokémon! Vabbè, prenderò l'ascensore. Devo fare un pochino di stretching. Ah, vai. No. Ovviamente mi ha lasciato tutta roba sua. Anche questa è tutta roba sua. Praticamente in questa casa non c'è niente che non è brandizzato YouTube. I passaporti! Ve li ricordate? No, non ne ha pass, Luca, non ne ha. No, di qua no. Questo, raga, è uno dei prossimi video. Non è un packaging di qualcosa. Quindi, zitta, sto registrando! L'ho capito, ma non puoi sempre parlare! Se ne fanno tutte queste gocce. I buzzer! Guardate che belli! Mamma, quanta polvere! Il manifesto di Peter Pan! Ti do una mano? Grazie. Ma questi teniamo, se non vuoi. Come fai a smontarlo? Io ce la faccio. Strano. Ma riesci? Non lo so. Vai, vai, uomini! Ecco. Oddio, stavo cadendo! Dell'avvitatore! Ma da quale buco inizio? Meglio legare i capelli. Primo pezzo smontato, è tutto impolverato. Viti grosse che c'erano lì dentro, quasi quanto la mia mano. Non pensavo fosse così stancante. Ah, eccoti. No, quella è un'altra punta. Ti porto via questo, ok? Sì, questo è il finale, devi ricordarti che è il finale. No, no, che buchi. È un combina guai. Il cavo! Ma vedi che è un combina guai. Aiuto, aiuto!
Altro che crossfit, ragazzi. Sono un po' provata. Le donne possono fare le stesse cose che fanno i maschietti. Poi se siete Barbie camionista come me. Qualcuno è venuto a trovare la mamma mentre fa i lavoretti. Mammina, mi piace che gli fai cavolini, mamma. Mammina, come sei dolce, dammi i bacini in giai. Ma che bello. Mi raccomando, mettete il pollicino su, mi indacco tutta. Oi, 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 oi. E attivate le notifiche cliccando sulla campanella. Che cos'è? Grazie, mi è arrivata l'aspirapolvere. C'è chi è felice con i gioielli e chi con l'aspirapolvere. Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta un corno, perché dovremmo capire come mettere il set. Ho deciso di pitturare il muro di bianco, non so, ho preso questa decisione adesso. Allora, mettiamone un po' qua. Sto oro è difficile da coprire, raga. Non combina guai quel ragazzo lì, Oltre ad essere pazzo, non si può mai stare sereni. Vedi, lui si fa la vasca di un massaggio e io dipingo. Ma pure io voglio fare la vasca di massa. Mi sono stufata, lui. Serve un rullo. Con il pennello piccolo ci metto 3 anni. Te l'avevo detto che bisognava prendere il rullo. A me l'avevi detto? Sì, ti avevo detto che prendevamo il rullo. Guarda, ma io come faccio ad arrivare là sopra poi? Ci vuole il rullo, quello che tiri fino a su, no? Eh sì, che palle. Poi guarda come sta venendo brutto questa. Guarda. Ma la prima passata è normale che sia così, non ti devi preoccupare. No, vabbè, che cosa ti sei disegnata? Il guanto? Non avendolo. Allora, posso dire la verità, non l'ho ripreso. Però mi era caduto. Mi c'era travasato questo. Ma come? Giù, quindi uno. Ma in che senso? Così. Ma davvero? Non riuscivo più a raccoglierla, un po' ho provato con le mani e poi ho dovuto cambiare tutto. Ci procuriamo sto rullo e continui domani, no? Sì, no, adesso finisco questa pittura. Giorno numero 2, siamo a metà dei lavori, ma Francesco sta trapanando! Grazie. Allora, come procedono qui i lavori? Quel buco lì io lo facevo molto meglio. Sta usando il Black & Decker. Doc, vieni a vedere qui. Fantastico, ma non si fa mica così quel buco. Dai, gliel'ho detto anche io a stupirla. A quel buco lì l'hai fatto troppo male. Giovane, guarda, giovane. Guarda che non tiene il tassello, guarda. È notte e io sono ancora qui ad allestire il mio set. La parete è tutta completamente bianca. Abbiamo dovuto di nuovo togliere le mensole e stuccare i buchi perché abbiamo deciso di cambiare. E adesso andremo a mettere di nuovo le mensole con una nuova postazione. Bene, le mensole sono state attaccate con un po' di fatica. Lo andremo un attimo ad allestire meglio con qualcosina già sulle mensole. Ho messo questi, questa è un, l'ho sempre voluta, l'ho trovata all'IKEA poi in versione natalizia, l'ho presa, poi la prenderò anche bianca. Ho messo una piccola piantina, il passaporto delle panchine giganti. Questa immagine mi piaceva molto, un mio ricordo di Lisbona che ho comprato con la mia amica Sistiana ed eravamo andati a Lisbona per Google, quindi ci eravamo anche molto divertiti. A me sì, bella pure quella lì che scende, sì, messa, no? Ci sta, ci sta, bello. Anche a me piace, poi considera che lì dentro ci metto il le lucine. Le lucine, quelle di Natale, bello. Sì. Poi la scritta luminosa, la chitarra, spacca. Beh, quindi domani esce il tuo nuovo video? Sì. Sul tuo nuovo set? Sì. E vai! Sono così stanca, non ci credo che sono riuscita a coprire tutto l'oro di questa parete. E perché? Perché? Perché non è tutto oro ciò che luccica. Adesso è diventata una parete bianca! Ah, che bello! Grazie, Lu!